On Rage.tv, collegatevi, Parole di Oriano, uscito da Sboroni. Puntata ancora una volta da grandi emozioni, quella di questa settimana, amici di On Race TV. Oggi vi parleremo nuovamente di formule e di un campionato internazionale di assoluto prestigio, il VDV, dove è impegnata la squadra milanese TS Corse. E infatti abbiamo nei nostri studi televisivi i protagonisti della squadra appunto milanese, Stefano Turchetto, il team manager. Ciao Stefano. Buonasera, ciao Ricky. E poi il pilota che quest'anno sta davvero facendo molto molto bene, Pietro Pecenini. Ciao, ciao Tutto Ricky. bene? Eh sì, più o meno, un po' caldo. Caldo, eh? Siamo appena tornati dalla trasferta di Dijon, infatti in questa puntata ve la racconteremo nel dettaglio. Prima di partire però diamo il benvenuto anche alla nostra Martina. Ciao Martina. Ciao, buonasera. Vi ricordo i nostri contatti, potete seguirci sulla nostra pagina internet www.onrace.tv oppure scriverci al nostro indirizzo mail info@onrace.tv. Benissimo, i contatti sono stati dati, qui è tutto pronto nei nostri studi televisivi per raccontarvi un altro weekend di prestigio appunto della serie VDV che ha visto, come detto, il team TS Corse ancora una volta protagonista. Però noi ci eravamo lasciati dopo la seconda prova appunto del campionato internazionale spinto dal promotore francese, dal Mugello, dove avevate brillato Stefano comunque in quella tappa. Sì, Mugello siamo andati molto bene. Già comunque è una pista che conoscevamo, quindi eravamo già molto a posto, sia di macchina sia di pilota. È Ecco, stata e positivissima. perché ride? Non lo so, lo chiediamo a te, perché ridi? È sempre molto critico. Per lui andare bene vuol dire vincere, non ha tutti i Non c'ha torti. tutti i torti. Ecco, un sesto posto in gara 1, ricordiamo, e due quinti posti in gara 2-3, che però ti hanno visto sul gradino più alto del podio, nella classifica appunto degli over. Un piccolo ricordo di questa tappa, so che sono passati 2 mesi, Pietro. No, è stato un weekend tutto sommato positivo, avevamo ambizioni, siamo stati lì per arrivare, perché soprattutto se non ricordo male in gara 2 stavamo lottando per il podio e tutto sommato è andato bene. Ecco. Insomma, noi Ecco. stiamo continuando a crescere. Una cosa importante, non correrete più quest'anno in Italia, ti manca come cosa, specialmente magari non correre a Monza? Monza mi manca, certo che mi manca, Monza è fantastica. Però insomma, comunque facciamo delle piste stratosferiche, le migliori che ci sono in Europa, per cui come fare a lamentarsi? Ecco, parlando sempre di piste molto belle e importanti, dal Mugello vi siete spostati in terra spagnola ad Aragon, dove hai conquistato il tuo miglior piazzamento della stagione. Sei arrivato ai piedi del podio, in quarta posizione. Lì ti è mancato proprio un pelo per non salire appunto sul podio spagnolo. Sì, guarda, queste sono le cose anche un po' bizzarre delle corse, perché non eravamo così competitivi nelle libere in qualifica. Poi c'è anche un po' di fortuna che a volte ti aiuta e che ci ha portato al quarto posto, mentre come poi racconteremo, Digione forse è stato il contrario, dove eravamo molto più competitivi Nel libero. e insomma ci sono state delle sfortune nelle gare, per cui non abbiamo portato a casa quello che ci aspettavamo. Ecco, Stefano, prima di andare a gustarci la tappa di Dijon, un bilancio della stagione, visto che siamo ormai a poco più della metà annata, come stai vivendo questo Beh, una 2015? stagione sicuramente positiva. Siamo venuti da l'anno scorso, l'anno passato, dall'Alpes, che era molto più competitivo e agguerrito. Quest'anno stiamo raccogliendo tutti i frutti seminati negli anni scorsi, e quindi è sicuramente un anno positivo. Ecco, i risultati stanno sicuramente iniziando ad arrivare e adesso, ed eccoci poi a pochi giorni fa, le nostre telecamere di On Race TV si sono dirette in Francia, presso il mitico autodromo di Dijon, dove ricordiamo la battaglia fulminante, forse una più bella della storia, tra Villeneuve e Arnoux.
che ricordiamo molto molto bene, e in campo la quarta prova del campionato VDV. Pietro Pecenini e il Team TS Corse naturalmente non potevano mancare, però come detto da Pietro, di già il weekend non è stato così entusiasmante. Come mai? No, è stato entusiasmante nel senso che è stato pieno di colpi di scena e di situazioni che l'hanno reso entusiasmante. Il risultato finale, se vuoi, non è stato all'altezza delle aspettative, ma questo dovuto a incidenti di gara o sfortuna del momento, se vuoi poi ti racconto il dettaglio. Ecco, prima di raccontarcelo, noi abbiamo realizzato questa videoclip che introduce appunto il weekend francese. Io direi, Martina, di farla partire. Facciamola partire. Può partire la videoclip. Abbiamo appena gustato la videoclip introduttiva di questo weekend di Dijon, che come dicevamo è stato un po' difficile per Pietro e per il Team TS Corse, anche se nelle prime libere hai fatto il secondo tempo. Sì, ma anche in qualifica eravamo a due decimi dalla prima fila, insomma diciamo che la giornata di venerdì, dove è successo tutto libere qualifica, abbiamo fatto bene, eravamo carichi, pronti per fare delle gare, per stare davanti. Tra l'altro da segnalare che hai fatto lo stesso tempo poi del quarto Erio. Ah sì? Non lo sapevo. Al millesimo. Poi è partita gara 1, dove appunto si è scattato dalla terza fila in quinta posizione e a seguito comunque di una corsa regolare hai fatto sesto. Beh, regolare mica tanto, perché mi stavo giocando il podio in gara 1 e c'è stata una manovra molto discutibile sempre di Gilles Erio, con cui poi ci siamo chiariti sportivamente. Meno male, sappiamo che lo sei. E che di fatto mi ha buttato fuori pista, per cui lì abbiamo perso il trenino del podio e poi ho recuperato poco, insomma, ora di fine gara, sì, abbiamo fatto sesti, che è stato il migliore risultato del weekend alla fine, però potevamo aspirare a molto di più. Parleremo di gara 2 e gara 3 di Dijon da parte di Pietro Pecenini del Team TS Corse dopo? Dopo la pubblicità. Rimanete con noi. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta. Velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità. Ma non solo, anche tanta, tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta. Via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta. Dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Un po'
Sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale, con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivrai poi la tua giornata da pilota in TV. Per informazioni e prenotazioni www.iltuosognoinpista.it. Siamo rientrati dalla pubblicità. Prima di andare a parlare di gara 2 di Dijon, Martina, qualcosa da chiedere al nostro Pietro. Pietro, a me piacerebbe sapere se tu prima di ogni gara magari assumi qualche comportamento particolare, qualche rito scaramantico. Ma io non sono assolutamente superstizioso, per cui evito. Però devo ammettere che c'è una cosa che ancora non ho superato e che continuo a fare, ma voglio liberarmene, e salgo in macchina sempre allo stesso lato. C'è la macchina, tac, piede destro e via. Non ce l'hai? C'hai 2000 immagini del... Ma volevamo sentirlo da te. Senti, in gara 2 hai posizionato la tua Formula Renault in quarta fila, dall'ottava piazza. Com'è andata questa gara? Perché abbiamo visto che poi alla fine, sotto la bandiera a scacchi, sei transitato solo decimi. Allora, è stata una battaglia stare in pista. Io sono convinto che alla curva 4 ho avuto un contatto con Bisaglion, se non ricordo male. Sì. E da lì probabilmente c'è stato, insomma, qualcosa è cambiato sull'assetto della macchina, per cui poi era difficile stare in pista. Quindi le geometrie sono andate un po' a farsi benedire, Stefano. Sì, forse. Sai, magari basta un niente, no? Sì, il contatto c'è stato, quindi la macchina fuori convergenza, volante storto, dopo è un po' più difficile. Ecco, abbiamo visto che è stato anche un weekend per voi tecnici abbastanza movimentato, perché avete fatto tutte e tre le gare il sabato, quindi anche queste piccole cose che sono successe, voi dove siete stati... Sì. Esatto, poi facendo tre gare in una giornata sola c'è veramente, veramente poco tempo tra una gara e l'altra, e quindi bisogna mettercela tutta. Poi quando succedono questi inconvenienti ovviamente arrivi un po' tirato, però bisogna farlo per forza. Fa parte del gioco, sennò Pietro si arrabbia. Esatto. Ecco, ma Pietro com'è? È un rompiscatole sotto la tenda? Secondo te? Secondo me sì. No, vorrei chiedere a Stefano. No, alla fine è un bravo ragazzo, dai. Secondo te, Martina? Sincera, eh? Ma... La faccia di Martina ha detto tutto. Ti conosce da poco, cioè, ma ha già capito. Questa è la dimostrazione che siete degli ingrati. Esatto. Senti, ed infine il weekend francese si è concluso naturalmente con gara 3. Sì. Anche qui sei scattato dall'ottava posizione. Abbiamo visto che al primo giro, cioè il terzo e il quarto davanti, che sono venuti a contatto, e lì hai dovuto fare una mossa felina, abbiamo visto, buttarti nella ghiaia. Allora, sì, è successo tutto subito. Io sono partito bene, se non ricordo male. Sei partito bene. Penso che all'uscita della prima curva ero sesto, mi sembra di ricordare. Anche quinto. Anche quinto? No, secondo me ero sesto. A quel punto c'è quella sequenza di curve bellissime di Gione, dove appunto c'è stato l'epico duello tra Villeneuve e Arnoux. Loro ci passavano in due con Formula 1. Vuoi correggermi? No, tutto d'accordo. Bene. Però erano Villeneuve e Arnoux. Insomma, adesso questi ragazzi saranno anche dei fenomeni, ma qualcosina da imparare ce l'hanno loro, volevano starci in tre. Allora, Piccinini e Drew. No, Piccinini era dietro con la sua saggezza e prudenza. Però sei stato bravo. E in tre non ci sono stati, per cui se uno è finito sopra l'altro, un disastro. Io ho infilato l'unica via libera che c'era, che portava su alla collina verso il pubblico. Ho salutato il pubblico gentilmente, sono rientrato in pista a quel punto. Il pilota è educato. No, al di là di quello, lì veniva a fare un bottone, perché abbiamo visto che... No, lì c'è stato un bottone, un bottone nel senso di botta grande. Nel senso che... una macchina è atterrata sopra l'altra. Che uno se c'è il bottone, la camicia è anche grande. Posso andare? Vabbè. Un bilancio di questo quarto round di campionato, Stefano.
visto che siamo un po' andando oltre, almeno lo vogliamo chiedere a te. Un bilancio. Un bilancio, secondo me, a Dijon eravamo lì per andare sul podio. Avevamo il passo, la velocità per farcela. Poi purtroppo sono successi tutti questi inconvenienti che ce l'hanno tirato via e ci hanno lasciato l'amaro in bocca. Secondo me la prossima pista, la prossima occasione ce la facciamo, dai. Ecco, Martino, abbiamo appena seguito e raccontato un altro weekend del driver Pietro Pecenini. Hai visto che la simpatia comunque, quando c'è Stefano e Pietro nei nostri studi, regna sovrana. Puoi anche sbilanciarti, hai qualcosa da chiedere al nostro Pietro? No. Puoi chiederlo, io non ho segreti. No, potrei chiederti che cosa si prova ad andare così veloce in macchina. Cosa si prova? È bellissimo guidare una macchina da corsa. Come si fa a spiegare? Vieni a provarla. Vengo a provarla. E poi magari tu sei più bravo di me a spiegare. Stefano, cosa si prova a andare forte in macchina? Non lo so, non l'ho mai provato. Ricordiamo che Stefano ha vinto tante gare con le formule e adesso però si è messo dall'altra parte. Adesso spazio ai giovani. Cioè, oggi è un po' controsenso. Ecco Stefano, sappiamo che è una seconda macchina, è disponibile? La seconda macchina a disposizione, stiamo cercando un pilota emergente da fare le ultime due gare. Bene, quindi questo è un invito, è una proposta, ecco, che chi ci sta seguendo in questo momento ed è ha delle doti velocistiche, di contattare Stefano Turchetto a tscorse.it. Esatto. Tra l'altro il Team TS Corse non andrà in vacanza adesso perché c'è una prova extra campionato che vedrà Pietro Pecenini protagonista in una gara, in una pista secondo me fantastica come quella di Spa-Francorchamps. Sì, abbiamo deciso di fare due gare nel NEC, che è il campionato nord europeo, e anche per la comodità del calendario di incastrare le date che erano le migliori candidate da inserire nel nostro calendario. Questo per non chiudere del tutto il discorso che abbiamo fatto l'anno scorso e due anni fa, cioè quello di stare nell'ambiente dei giovanissimi che puntano alla Formula 1 per continuare a prendere sane mazzate che ti fanno imparare. Ma questo è bellissimo da parte di Pietro comunque. Sicuramente, sì, è uno dei suoi pregi. Bisogna dire qualcosa, no? Aurora. No, ecco, abbiamo parlato del Mugello, abbiamo parlato di Aragon, abbiamo parlato di Dijon, abbiamo parlato di Spa. Ma Stefano, quanto è difficile gestire tutte queste trasferte? Sappiamo che adesso andrai al Nürburgring, sì, guarda, a fare dei test. Adesso è veramente una bella mazzata perché abbiamo veramente poco tempo. Abbiamo giusto questa settimana qua, che alla fine sono 4 giorni, per revisionare a manetta la macchina. Perché poi il camion deve partire subito e andare a Nürburgring. E da fare lì due giorni di test a Nürburgring e poi spostarsi subito per fare la gara Spa. Quindi staremo fuori per tanto. Una curiosità, Pietro, ma tu ti muovi col team o arrivi a fatti tuoi? No, io arrivo sempre all'ultimo minuto, anche perché, come sai, devo gestire un'azienda, per cui... Ecco, infatti questa qui è una cosa di cui vorrei parlare dopo, perché sì, è vero, Pietro Pecenini è un pilota professionista, ma che nella vita, a differenza dei suoi rivali, che hanno solo magari la scuola e i compiti da fare, hai qualcosina in più. Beh, c'è la scuola per qualcuno. Per esempio è stata molto più difficile da gestire un'azienda, insomma. Non è detto che il mestiere dei ragazzini sia più semplice del mio, ecco. Andiamo in pubblicità. I nostri contatti prima di partire col secondo break pubblicitario, Martina? Certo, vi ricordo la nostra pagina www.onrace.tv e il nostro indirizzo mail info@onrace.tv. Ecco Pietro, ce l'ha un po' della Martina Stella? Magari. Posso fare io una domanda, Martina? Certo. Cosa si prova ad andare piano in macchina? Chi ti dice che vado piano? Chi dice che vado piano? Potremmo andare a fare una giornata coi kart e vedere chi gira veloce. Ecco. Chi gira più veloce. Pubblicità.
the transformation. They never cease to amaze you. Il 18, 19 e 20 settembre 2015 non mancate all'Arion Motor Show. La fiera del motorsport arriva al Lago di Como a Gera-Lario. Auto, racing, tuning, moto, velocità, imbarcazioni, idrovolanti e poi ancora show con il drifter più giovane d'Europa Riccardo Tonali. Ma non solo, esibizioni, kart, lotteria con in premio una fantastica Kawasaki KLX 250. Viaggi per una settimana, ma non sarà troppo? Ci state ancora pensando? Il 18, 19 e 20 settembre l'Ario Motor Show ti aspetta. www.lariomotorshow.it. Drivers Communication, l'agenzia grafica di riferimento per la tua comunicazione nel motorsport. Da anni realizziamo con professionalità e passione piani di comunicazione per piloti e team. Sviluppiamo brochure, logo, video e siti web. Per la tua immagine, scegli un partner con competenze specifiche nel mondo del motorsport. Scopri tutti i servizi su driverscommunication.it. Ecco Pietro, ormai sono 5 anni che sei un pilota professionista. Dalla Formula Junior alla 2000 Light, all'Alps, adesso al VDV. Non te l'abbiamo mai chiesto, ma un bilancio della tua carriera, così, di getto. Allora, di getto, beh, innanzitutto lo status di pilota professionista è ancora un obiettivo. Diciamo che sono un pilota competitivo oggi. E la storia di questa vicenda è riassunta nella persona qui presente. Io, se non avessi incontrato lui, non avrei mai fatto il pilota. Io penso che nella vita i grandi risultati arrivano da incontri a volte fortuiti. Certo, io avevo tutte le porte e le finestre aperte in quel momento, perché per qualche motivo misterioso ho voglia di andare in pista. Per cui il bilancio che posso fare è quello di un grande incontro che mi ha fatto scoprire una dimensione della mia vita per me fondamentale, per cui sono certamente un uomo molto più felice rispetto a come ero 5 anni fa. Penso un po' come ero 5 anni fa. Ecco, Stefano, tu invece sono 5 anni che ti occupi della crescita professionale di Pietro. Com'è cambiato il tuo portacolore in questi anni? Non so, ho messo su 20 kg, sono stressato, le rughe e i capelli bianchi. Quindi? Insomma, si fa un po' fatica. Mi stai chiedendo il divorzio? No, a parte gli scherzi, comunque quando è arrivato da me Pietro, cioè, non sapeva neanche come era fatto un volante. E adesso siamo in giro per l'Europa a girare le piste più belle d'Europa, appunto, quindi penso che un po' di soddisfazione ce la stiamo levando. Assolutamente, quindi si può dire che è diventato un pilota. Sì, a tutti gli effetti. Bene, ecco, ora il campionato internazionale VDV alla fine di agosto farà tappa al Paul Ricard, una bellissima pista francese, e vogliamo chiedere per questo quinto appuntamento stagionale se Pietro conosce la pista. Abbiamo fatto 2 test al Paul Ricard, una pista meravigliosa, incredibile, velocissima, difficile. Ti piace? Moltissimo, sì. Sì? Quindi forse si avvererà quello che ha detto Stefano prima. Sai, da questo punto di vista a me piacciono tutte le piste. Vediamo. Ecco, non te l'abbiamo chiesto, un bilancio della stagione, Pietro? La stagione
Io sono molto contento perché a livello di difficoltà necessario per far fatica e quindi continuare a imparare, però mi regala anche qualche soddisfazione, perché troppo soffrire per troppo tempo è anche faticoso, no? E 2 anni precedenti erano stati proprio duri, duri, duri. Per cui, beh, insomma, sono stati anche 2 anni in cui ho imparato tutto, penso, per cui certo, è stato un investimento utile, però prendersi una boccata d'aria fa anche bene all'anima. Quest'anno insomma, arrivano le soddisfazioni. Secondo me sei stato un grande, perché buttarti contro i 15 anni che fanno quello di lavoro non è assolutamente da tutti, l'abbiamo già detto in questi studi, ma davvero. Ti ringrazio. Ecco, lo so che magari è un po' prematuro parlarne, ma avete già fatto avete già degli obiettivi per il 2016? Ma è ancora no, ancora è presto. Sì. Comunque i campionati alla fine penso che quello più adatto per noi è questo. Sempre vedere. Sì. Quindi ancora formule. Ancora formule, ancora presto, come diceva Stefano, ne affronteremo il discorso adesso, con la pausa estiva e dopo l'estate. Ecco, Pietro, che nella vita professionale è un imprenditore a 360 gradi, come riesce poi a calarsi nei panni di un pilota professionista? Ti levi la camicia, ti metti la tuta e il casco. Ma non solo, no. C'è una preparazione, cioè... Vabbè, io riesco a fare un po' di allenamento, almeno lo stretto necessario per poter reggere fisicamente le monoposto, che sono molto impegnative. Logicamente non posso dedicare troppo a questo e in più l'età e gli anni fanno sì che magari... Che ne fai 22 a... 22 più 20, sì. Quanti anni ha Pietro Pecenini esattamente? 22 più 20 tra un mese. A due? Eh? Niente, comunque è una professione che impari a seconda del contesto in cui ti trovi e metti il canale che ti serve, per cui quando sei in pista sei un pilota, quando sei in ufficio sei un dirigente, un azionista, un presidente, un amministratore a seconda dei contesti, e quando sei a casa sei un papà, sei un marito. E poi le altre contesti papà. Sono fatti miei. È un bravo papà, Pietro. È un bravo papà. Ma dovresti chiederlo ai miei figli. Io li amo e penso che questo sia sufficiente. È un bravo marito? Dovresti chiederlo. Vabbè, ti impegni. E io l'amo, per cui penso che anche in quel caso lì sia almeno sufficiente questo. Bene. Obiettivi per questa parte conclusiva 2015, ragazzi? Il podio sicuramente. E per te, Pietro? Beh, non è che mi dia molte opzioni. In pista il mio capo è lui, per cui se l'ordine è di far podio, bisogna far podio. Se no, poi farò i conti con lui. Sono ammazzati. Esatto. Bene, ragazzi, davvero, oggi è stato un piacere. Non che le altre volte non lo sia stato, ma oggi ci siamo anche divertiti, abbiamo parlato della vostra stagione, era un po' che non ci vedevamo e quindi è stato bello anche farlo in maniera scherzosa, anche se so che la serietà quando siete in pista è ai massimi livelli, però nei nostri studi un po' di sì, dai, allegria, ci risate, allegria ci vogliono. E siamo in chiusura, ringraziamenti e contatti, iniziamo da Stefano. Tscorse.it. Buonasera a tutti. Alla prossima, Stefano. Ciao Ricky, grazie mille. Tieni sott'occhio sempre il driver. Sarà fatto. Che per contattarlo e per vedere tutti i suoi risultati si può fare come? pietropecenini.com, Facebook, Twitter, Instagram. Dappertutto. Tutto, trovate tutto. E ringraziare Ricky che ci segue. Ringraziare grazie la mia squadra che è la migliore. E su questo non ci sono discussioni. E gli altri lo sanno che li ringrazio. Martina, in chiusura i nostri contatti. Io vi ricordo che potete seguirci sulla nostra pagina internet www.onrace.tv oppure scriverci al nostro indirizzo mail info@onrace.tv. Ecco, la promuoviamo, Pietro, Martina. Beh, questo non spetta a me dirlo, io posso solo dire che è meraviglioso. Grazie. Bene. Sentite, ragazzi, noi abbiamo da poco creato una pagina Facebook che si chiama gocarttv.onrace.tv.
fate una bella cosa, mettete un bel mi piace, sarete sempre aggiornati sulle nostre puntate televisive. Grazie mille, a settimana prossima. Ciao. 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 On Rage.tv, collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni.